cari amici, dulcis in fundo si dice, no? Come tutte le cose più buone che vengono alla fine. Siamo qui col nostro chef Sandro del ristorante La Quiete, che è un po' colui che gestisce la cucina di un posto davvero molto caratteristico e che vi invitiamo a venire a provare. Dicevamo, una cucina che è casereccia, la vera cucina dei prodotti originali ed artigianali. Esatto, diciamo, questa è una cucina della nonna, della mamma se vogliamo, perché si seguono delle vecchie tradizioni, quindi dei piatti particolari che invito pure io ad assaggiare, a venire a provare, perché diciamo che riscuotiamo molto successo, in quanto le persone che vengono a mangiare qua rimangono molto soddisfatte e molto gradite, insomma, del servizio e tutto il resto. E tornano sicuramente. E ritornano, è sicuro, perché è stato accertato già che ritornano. Quindi qualità, cortesia, tanti prodotti assolutamente naturali, perché siete voi diretti produttori, se non sbaglio. Sì, diciamo che abbiamo una piccola azienda agroalimentare, noi diciamo così, dove teniamo degli animali, quindi faccio produzione di salsicce, prosciutti, lonze, facciamo dei formaggi e io sono l'artefice che comunque metto le mani un po' a tutti i posti, diciamo, perché è così che si vuole, insomma. Perché dicevamo prima, appunto, La Quiete, ma in cucina di certo La Quiete non c'è, ed è giusto che sia così. In realtà sì, perché io poi sono un po' un tipo bizzarro, insomma, poi quando cucino mi scateno, sia con le posate, sia con anche un po' di carattere, diciamo, quindi vado... La direzione vuole proprio questo. Il piatto in assoluto che si sente di doverci suggerire, perché è tipico vostro? Un piatto che io suggerisco praticamente è stato creato da me nel 1991 alla trattoria La Quiete a Caramanico, che ho aperto e poi venduto, e continuo a fare oggi le tagliatelle alla carbonara con i funghi crudi, da assaggiare. E sicuramente sarà così, infatti vorrei chiudere qui l'intervista, perché sia io che Ivan siamo attesi presso la saletta, che fra poco vedrete dalle riprese del nostro Ivan, per assaggiare anche il piatto di stagione, il piatto più originale del ristorante La Quiete. Vi voglio ricordare che lo potete trovare sulla Tiburtina Valeria, esattamente a metà fra Popoli e Tocco Casauria. Impossibile sbagliare, perché vi troverete qui e sarà difficile davvero uscire. Cari signori, l'intervista è finita, il piatto ci attende. Vorrei aggiungere un particolare: provare la polenta che facciamo qua sulla tavola, vecchia tradizione, con salsicce e spuntature dei maiali di nostra produzione, che è veramente buona e che poi assaggiatela, insomma. Mi permetto di dire, la tavola è lo spianatore in dialetto, o mi sbaglio? Certamente, spianiamo con il mattarello, facciamo la polenta nel callaro di rame stagnato, eccetera, eccetera, e quindi servito proprio fumante a tavola e con un buon bicchiere di vino locale, è quello che ci vuole. È quello che ci vuole davvero. Io, signori, come potete vedere, soffro la fame, quindi corro immediatamente di là insieme a Ivan. Ci vediamo alla prossima e vi aspettiamo qui alla Quiete. Penso che sia sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro il pomeriggio è troppo azzurro.
corso a Londra, Trinità, dei monti.